Pronti. Ok. In questo nuovo video, se ancora non mi conoscete, piacere, io sono Shanti, mentre lui è Matteo Fumagalli. La gente era molto gasata di rivederci noi insieme, sappino. Vabbè, è un duo iconico così, ma dove lo trovate? Dove lo trovate? Cosa facciamo, Shanti? Cosa facciamo? Ci facciamo una maschera? Quando gliela proposta era così entusiasta. L'ho lasciato scegliere. Oh sì. Per me ci sarà una maschera rosa. Sono stato molto clemente. Sì. Invece ho scelto la più trascina. Hai scelto una cosa un po' più complicata. Allora, una maschera coreana con le golle. Che non mi ricordo neanche da dove arriva, sai. Dalla Corea. Parentesi. Shanti mi ha detto, ma sei sicuro? Guarda che con la maschera di tessuto farai fatica a parlare, sarà molto disagio la cosa. Io, ma appunto iniziamo! Ti devi sciacquare la faccia, ma poi devo strofinare. Ah no, devo far così per 5 secondi, vedi qua. Ok, poi me la devo piattellare sulla faccia. Tenerla per 10-15 minuti e qua si formano le bolle su. Sì! Oh mamma mia, che paura! Ragazzi. No, sono belle le maschere con le bolle. E poi te la tiri via e ta-tan! Sei fichissima! Esatto! Ok, va allora, bene. Comincia a sfregare, io prendo uno specchio per me. Sei proprio un cretino. Adesso è arrivato l'azienda Subu. A scrivere sotto, ma che sto facendo? Esatto. E io la apro, allora vado, effetto sorpresa. Effetto sorpresa. Ti ho fatto un asciugamano. Già le bolle, meno male che ti ho preso l'asciugamano. Ok, allora. Vuoi anche tu lo specchio o ti vedi là? Mi vedo lì. Allora devi capire qual è l'alto e qual è il basso. E qual è il davanti e qual è il dietro. Sì, meno male che mi ha preso l'asciugamano perché non pensavo facesse così tante bolle. Allora io credo che il dietro sia questo perché è più pieno di bolle, sì, giusto? Sì, metti dalla parte delle bolle. Buona fortuna a parlare. Buongiorno. Vuoi che partiamo con le domande? Partiamo con le domande perché Shanti ha chiesto delle domande ai propri follower. E il tema è? È l'amore, perché tu sei un esperto e quindi... Ma fuma Cupido risolve anche quando non è martedì, allora. Assolutamente. Ci vedi abbastanza? Ci vedo. Allora, io parto con la prima domanda, allora. Ti ma sei diventato tutto di un altro colore. Allora, il tema relazione a distanza. Ok. Vai Shanti, di la tua. Fatti di quella. Oddio. Mia. Io in realtà ho fatto già qualche video a tema, visto che il mio ragazzo abita a Londra, insomma. Io ormai sono un'abitué delle relazioni a distanza, penso che siano fattibili, ma non per tutti. Sono d'accordo. Se sei un tipo di persona che ha proprio l'esigenza di avere contatto fisico ogni giorno, proprio una grande presenza... Allora, secondo me, poi non lo so perché non ho mai avuto grandi relazioni a distanza, okay. Però secondo me è più semplice se parte, già non dico a distanza, se parte subito a distanza, ma se parte in un modo tale che per vedervi dovete già compiere i tot chilometri, okay. Che dire, tipo che ne so, magari una relazione può diventare a distanza dopo, c'è già l'abitudine però magari di mettere quell'impegno lì, perché secondo me è molto più difficile quando due persone sono abituate a vedersi tutti i giorni, poi all'improvviso, okay. Sì. A meno che può essere più gestibile quando sai che c'è una data di scadenza del tipo, una delle due persone se ne va per un tot, per tot mesi, e tu per lavoro, che ne so, sì. E sai che torna. Poi nel senso, in realtà dipende un po' da ognuno come si mette nei confronti dell'amore, delle relazioni. Cioè ognuno ha le sue necessità e è determinato da quello, credo. Boh, per dirti, noi siamo stati prima a distanza, poi vicini, poi di nuovo a distanza. Confermo che quando ti abitui ad avere la persona lì vicino sempre, è più difficile il salto a ritornare a distanza. Io sto cambiando colore. Tu stai cambiando Asciugamano. Sì, ho bisogno dell'asciugamano forever proprio. Dai, scegliela tu la prossima. Ok, questa è pesa. È una trash, dai. Non è trash, che sei cattiva. Oh mamma. Ne vuoi una? Sì. Ne vuoi una trash? No, cattiva, cosa dice? Mi sono lasciata perché avevamo bisogno di crescere da soli, ma ci amiamo ancora. Come affrontarla? Oh, non so quanti anni abbia. Ragazzo o ragazza? Non si sa. Non lo so. A naso direi ragazza, ma non... Diciamo che io faccio fatica a capire il lasciarsi per crescere da soli. Allora, un conto se ci si creano quelle situazioni in cui si è costretti ad allontanarsi, per dire, mettiamo coppia, felicissima, che siamo ancora, ma a uno dei due capita l'occasione della vita, che so, l'esperienza di studio, lavoro negli Stati Uniti, sì. E i due non sono pronti a fare la relazione a distanza. Guardati, prenditi sul serio! Scusami.
farla. E preferiscono lasciarsi, okay, per evitare una relazione che va un po' allo scatafascio dopo. Allora sì, posso capire il crescere da soli, anzi può essere anche un atto d'amore quello, il fatto che magari la persona che ha ricevuto l'offerta dica io rifiuto perché ti amo, e l'altra persona dica no, vai perché sei un cretino, se non accetti. Certo. Allora quello è anche un atto d'amore, no? Sì. Capisco in quel senso. Secondo me il miglior modo per poter gestire una relazione, poi lascio parlare te Shanti perché qua mi sto riempiendo di bolle, il miglior modo per gestire una relazione è non fare mai in modo, per quanto sia forte l'amore, di vivere costantemente in simbiosi l'uno con l'altro. Certo. Nel senso, comunque è bello fare le cose insieme, è bello costruire le cose assieme, però allo stesso tempo non bisogna dimenticare le proprie esigenze personali. Quindi mai, ad esempio, allontanarsi dagli amici per stare sempre col ragazzo, con la ragazza e con la sua compagnia, perché questo comporta anche che, oltretutto, oltre a perdere tutte le cose che hai creato da solo, da sola, anche a non crescere più individualmente come persona, certo, secondo me, ma cresci solo in funzione di un'altra persona. Assolutamente. E quindi il miglior modo per non arrivare a quel punto è proprio riuscire a trovare l'equilibrio. Vi amate ancora? Nulla vi vieta di tornare assieme. Esatto. Però, quindi non capisco il dramma, soprattutto quando è corrisposto di nuovo. Bisogna vedere se siete entrambi maturati abbastanza dopo l'esperienza di lasciarsi, però non capisco perché eventualmente lasciarsi solo per maturare da soli se poi si soffre. Cioè, bisogna trovare semplicemente un equilibrio. A meno che non sia stata la scusa di uno dei due per lasciarsi con la scusa appunto del dobbiamo crescere da soli. No, allora da prendere a sberle. Tu non pensi che crescere individualmente sia più difficile quando hai una persona al tuo fianco che comunque ha delle esigenze, insomma, cioè tu non sei più l'unico centro della tua vita, ma c'è qualcun altro. Poi in realtà, secondo me, penso che sia anche un vantaggio avere un sostegno, cioè ci sono un po' entrambi gli aspetti. Ci sono entrambi gli aspetti, però non è vero che è così difficile crescere individualmente che quando si sta con un altro, secondo me. Perché comunque, anzi, può essere un modo diverso di crescere, okay, individualmente. Sì, forse sì. Anzi, diventa anche una sorta di sfida personale riuscire a tenere sotto controllo, tenere armonioso il proprio universo e l'universo di coppia. E questo ti porta a crescere come persona. Assolutamente. Quindi, poi dipende da come vive ognuno le relazioni. Cioè, ci sono relazioni esclusive, relazioni aperte, relazioni di diverse sfaccettature. Cioè l'importante è che appunto le persone coinvolte abbiano la stessa lunghezza d'onda, che non ci siano bugie e sotterfugi. Ecco. Quello di base. Ecco. Stavo pensando che forse queste persone intendono che quando hai qualcuno, anzi quando sei da solo, arriva un senso di sopravvivenza maggiore secondo me, perché non ti puoi appoggiare a qualcun altro. Quindi forse lì tiri fuori e maturi di più e più in fretta, qualcosa del genere. Ah, quello è vero, però perché allora secondo me quello è vero, però secondo me non ha molto senso, per quanto lo comprenda, torturarsi col cilicio perché, perché ami l'altra persona e non ci vuoi stare assieme per questo motivo. Sì, secondo me se c'è ancora amore da entrambe le parti vale la pena capire come crescere insieme. Secondo me la cosa migliore che bisognava fare subito era discutere con l'altra persona e venirne a una. Cioè non bisogna avere paura di mettere sul tavolo le proprie problematiche. Cioè puoi dire all'altra persona, ascolta, io non devo dipendere da te, ti amo, però valuti questa cosa, se per te è lo stesso, non lo so, magari non in questo modo così però si può venirne a una. Cioè secondo me quando scegli di stare con una persona comunque c'è un impegno alla base, ti stai mettendo in gioco, perché quindi se ogni difficoltà ci si lascia forse... allora forse non era la persona giusta, non era il momento giusto. Poi se vi amate nulla vi vieta di tornare assieme, ripeto. Bravo. Quando tu non sopporti più la maschera dimmelo, eh. No, adoro. Si sta frizzando tutta la faccia. Allora, sfoglia. Non riesco a trovare il fidanzato. Forse non devi cercarlo? Sono d'accordo. Cosa dico sempre nel fuma cupido? Si vede che questa ragazza, questo ragazzo non guarda il fuma cupido. Dico sempre, l'amore non si cerca, l'amore accade, punto. Non si trova il fidanzato? Secondo me la migliore cosa da fare è non avere l'esigenza di cercarlo. Ne mi spiego, io capisco che magari senti l'esigenza di avere una persona accanto, certo, vedi magari i tuoi amici e tue amiche
felicemente fidanzati, tutto bellissimo, però cioè, non significa che effettivamente tutte le persone che hanno una persona al loro fianco siano felici, ok? Anche perché molti ragionano anche, cioè in realtà molti, ho scoperto che si mettono insieme alle persone solo per stare con qualcuno. Pur di avere qualcuno, sì. Ed è la cosa più sbagliata del mondo, perché sì, in realtà si è infelici in due. Che allora, secondo me la cosa migliore da fare è amare se stessi, punto. Perché è quando ami te stesso o te stessa che gli altri si innamorano di te. È vero, perché sì, comunque una persona che passa il tempo a lamentarsi di se stessa, sì, non è attraente, non è attraente per gli altri. Ma non devi amarti per essere attraente per gli altri, certo, naturalmente. Cioè devi trovare il tuo spazio in cui effettivamente essere felice senza gli altri. E come si fa? Secondo me buttandosi a capofitto nelle cose che ti rendono felice. Non lo so, un percorso di studi che ti piace, se ti piace il tuo lavoro dedicaci anima e corpo, se hai degli hobby particolari iscriverti in palestra, non lo so, anche in quelle situazioni in cui è anche facile conoscere persone, cose che ti rendono felice, che non ti fanno ragionare sui problemi, che anche se magari dici a me piace ballare la zumba ma mi vergogno perché non mi sento in pace con me stessa, poi magari vai, ne freghi di quello che dicono gli altri, scopri che ti piace, ti dà una carica, certo, in più, no? E siccome trasuda proprio un'energia diversa quando vivi in questo modo, no? Esatto, perché è tutta questione di attitude, ragazzi. Quindi, secondo me, ama te stesso, te stessa, filosofia qua, lascia che l'amore accada. Il fatto dona a tutti delle occasioni per conoscere qualcuno di interessante. È tutta questione di uno, accorgersene, e due, cogliere l'occasione, secondo me. Io ti lascio qua a parlare te, perché dici già tutto quello che di giusto si può dire. E non avere fretta, perché l'amore non è una gara, cioè non è che perché la maggior parte delle persone trova il fidanzatino o la fidanzatina a 13 anni vuol dire che devono farlo tutti, cioè nel senso, sì, a 13 anni ti metti con chi, ricordo di me a 13 anni, cioè ti metti con gente a caso sostanzialmente. Sì, la persona carina che ti fa 5 momenti. Sì, e dura una settimana, poi ritorni alla scuola, finisce lì. L'amore non è una gara, cioè c'è gente che si innamora per la prima volta a 30 anni, ma nulla, non è che la persona che trova il primo amore a 30 anni significa che sia minore degli altri, cioè purtroppo la vita è così, presenta a ognuno un'occasione e momenti diversi. Quindi la miglior cosa è che tu devi essere felice con la persona che stai accanto. Quando capita, chissà, capiterà, fidati. Anche perché trovo che se lo cerchi spesso lo fai per colmare un vuoto, per zittire dei dolori, e non è mai una buona ragione per stare con qualcuno. E trovo che quando impari ad amare te stesso accetti soltanto un amore dagli altri di pari livello, e smetti di accettare comportamenti sbagliati o persone sbagliate. Ed è per questo che secondo me, come dici tu, l'amore per se stessi è la base per tutto il resto. Non riesco mai a provarci con qualcuno per il semplice fatto che ho paura di un no. Io ce l'ho una frase sempre. Vai. Meglio una bastonata oggi che non avere certezze e mangiarsi le mani per tutta la vita. Mamma mia, sì. Anche se ti dicono no, piangi un giorno, dico quello strozzo e poi il giorno dopo ma ne parli ridendo alle tue amiche, ma e dai, ne trovi altri 10. Ma sì, ne trovi altri 10. Non mai aver paura di un no, perché altrimenti cosa ne sapete che il ragazzo che vi piace, la ragazza che vi piace, non possa avere un minimo interesse? Non dico che sia innamorato o innamorata, perché nei film succede, però magari quando questa sa che voi siete interessati, magari dice oh, però magari un cinemino lo facciamo, cioè, meglio un no secco, sì, perché c'è anche la problematica della gente che va, sta sul vago, tipo quando dici usciamo a prendere qualcosa, sì va bene, poi stanno sul vago, non si capisce. Quello è ancora peggio, forse. Molto meglio una persona che ti dice no subito, certo, secondo almeno me sai già cosa ti aspetta. Esatto. Però io ti assicuro che ci ho provato con persone con cui pensavo di non avere chance e invece quindi agisci, che non si sa mai. Ho una relazione felice da ben 5 anni, ma mi manca il brivido della caccia a volte. Ma sei fighissimo. Uff. Allora, secondo me ci sta, nel senso che è normale avere il brivido, cioè perché quando sei single e friccicariello è normale. Però il problema sai qual è? Che quando sei single e friccicariello magari te la butti sul party, però sotto sotto ti manca quella cosa di stabilità, certo, no? E quando hai la stabilità a volte ci sono i momenti mi mancano, no? Perché gli esseri umani quando non il pane non ha
hanno i denti e viceversa. Quindi piccicare alla verità. La cosa che bisogna fare, innanzitutto, come dicevo prima, allora, gli istinti umani sono normali, cioè banalmente anche quando vedi sulla metro qualcuno ti attrae, ipocrita dire non me ne frega niente, certo. Però allo stesso tempo quando sei in una relazione si prende, come dicevo prima, un impegno per rispetto dell'altro, ma anche non per rispetto dell'altro, quando tu scegli banalmente sto con quella persona, se ovviamente è una relazione di tipo esclusivo, non esatto, proprio aperta, sì, o sì, altre sì, situazioni, cioè comunque nel momento in cui tu dici sto con te hai preso, abbiamo fatto un tacito patto, no, alla fine, quindi si crea una condizione in cui c'è un amore, un sentimento forte che unisce due persone e c'è questo patto, no? Quindi è vero l'amore romantico e tutto, però c'è questo patto e quindi è tutta una questione di capire la natura della relazione che hai creato. Se la relazione inizia a infonderti dei dubbi, allora vale la pena rifletterci e metterla in discussione. Se invece è solo un brivido passeggero che dici ma per quanto mi manca andare per locale a cuccare, beh lì è nostalgia e basta, cioè ci sta, però è tutta questione di capire in che fase sei della tua relazione. Sono d'accordo in parte. Ah, vai, Shanti, illuminami. Cioè, io penso che per alcune persone sia facile evitare questo istinto del tipo ah sì, carino quello in metro, però fa niente. E per altre, cioè, questo bisogno rimanga in maniera più intensa. Mm-hmm. E secondo me bisogna capire innanzitutto se la monogamia fa per voi, perché non è detto. Ah sì, questo assolutamente, assolutamente. Potreste provare ad aprire la coppia col vostro partner, mi raccomando, con regole chiare. Lui o lei deve essere consenziente. Assolutamente, d'accordo, no? Entrambe le parti devono essere d'accordo, bisogna cercare di farlo senza farsi male, perché è facile caderci. Non ce la farei mai, sono una persona troppo gelosa. Davvero? Non ce la farei mai. Forse perché non senti il bisogno di provarci con altra gente così grande da mettere a rischio, forse. No, quello no, in effetti. Se avessi questo bisogno forse lo considereresti. Ma penso che sia anche questione un po' di carattere. Sì, sì, sì. Quindi, però io sono troppo geloso. Beh, anche la gelosia in realtà è una cosa su cui si può lavorare, però è molto. Tu sembri tipo uno che lavora in qualche locale notturno e picchia la gente con la frusta. Sì, sono più Leatherface. Esatto. Altrimenti, se volete proseguire con la monogamia, bisogna andare ad analizzare come mai questo istinto è così forte, se lo è, cercare di capire se stai magari evitando qualcos'altro nella tua vita, perché potrebbe anche essere. Ah sì, sì, perché sì, comunque il brivido, l'adrenalina, i neurotrasmettitori, gli ormoni che entrano in circolo spesso fungono un po' da droga e aiutano a evitare di pensare ad altre cose, quindi potrebbe essere anche quello. E consiglio finale, cerca di capire come fare a essere cacciatrice nella tua stessa relazione. Oh, questo sì, è vero. Spostare il focus dal voglio risentire la scintilla fuori al risentire di più la scintilla all'interno. Vai di pepe. Ci sono delle cose che si possono fare, la voglia, all'interno della coppia per riscoprire, perché comunque dopo tanti anni insieme è normale che... Ma sì, ma poi siamo... quando una relazione parte ci sono sempre i primi mesi di fuoco e fiamme e poi pian piano entra in circolo l'abitudine, certo. Cosa per cosa, no? Bisogna capire come fare a rinnovare quello. Esatto. Quanti dilemmi? Troppi dilemmi. Ma Fuma Cupido ha risolto. Il tuo nome era Fuma Cupido? Qual è il mio Fuma Cupido? Il tuo? Fuma, no, Shanti Love. Adesso, prima di andare a toglierci le maschere, facciamo la copertina e poi vi mostriamo che cosa abbiamo. Cosa c'è sotto queste facce? Oddio. Ci eravamo dimenticati di fare la fine del video. Io mi sono anche truccata. Siamo ormai. Guardate che risultato! La pelle così. Mai toccata. Anche la tua, Shanti. Oh, tutti morbidi. Ecco i capelli, ci credo. Aspetta. Oh, basta. Adesso ho avuto la prova che le maschere hanno funzionato. Questo è l'unto del fondotinta. Siamo pronti? Sì, siamo pronti per il video sul suo canale, che in realtà probabilmente avete già visto perché è uscito prima del mio. Ma se così non fosse, vi lascio qua sotto il link anche al suo canale, perché cioè, bisogna seguire. Grazie. E time travel comunque, che loro, che c'è questo ritorno al passato. Vero? Adoro. Comunque adoro. Voglio fare un altro senza maschera. Quando vuoi, le mie maschere sono per lì per te. Trash però, quelle con le bolle. Terrò le cose più trash in attesa che torni. Adoro. Grazie mille per i tuoi consigli, la tua saggezza. Grazie mille, Shanti, di avermi ospitato. Una magica giornata a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao.